Ciao a tutti, nuovo video. Location già utilizzata. Comunque vi volevo fare il video haul dei saldi e video haul degli acquisti. Quindi unisco tutti insieme e faccio prima, perché dietro di me ho un sacco di buste, non so se le vedete, ma allora voglio, se non vedete, prendo prima che meglio, se vedete il Funko Pop, vedete? Sì, il Funko Pop. Allora partiamo dall'abbigliamento. Abbigliamento sono state Tezenis, Terranova e H&M. Poi le altre cose sono beauty da OVS e in giro per negozi. Quindi partiamo dall'abbigliamento e partiamo da Tezenis, che ho preso questo maglioncino vestito, vedete, con le maniche lunghe, molto fichissimo, fatto a felpa praticamente, perché anche il cappuccio fatto a felpa. L'ho pagato a metà prezzo, veniva 26, l'ho pagato 13, 25,99, l'ho pagato 13, era molto molto carino, io non vedo l'ora di indossarlo. Poi ho preso, sempre da Tezenis, dieci paia di calzini. Come sono malata io per i calzini, comunque a metà prezzo venivano 6,99, 7 euro, 3,51 euro. Tutti i colori fantasia, sempre nero, grigio e blu, però sempre in fantasia, mi servivano, le ho presi. E questo era Tezenis. Da Terranova ormai non riesco a comprare tantissimo, forse qualche accessorio e i pigiami di Terranova sono fantastici. L'anno scorso me ne ero presa uno, quest'anno ho preso uguale. Mi mancava nell'armadio, non avevo un pigiama viola e non si poteva sentire. Ho preso questo pantaloncino del pigiama, qui, spero mi entri, spero, perché le L di Terranova mi entrano, però questo mi sembrava molto molto comodo. L'ho pagato, costava 7,99. L'ho pagato a metà prezzo 4 euro, è tutto a metà prezzo. E io l'ho preso, c'è uno bello con i panda, però era topino, posso prendere. Poi ho preso il pezzo di sopra, che l'ho combinato, che se non è la solita fantasia, ma è quello uguale. Il pezzo di sopra da 9,99, quindi 10 euro, ho pagato 5, quindi 8 euro un pigiama in due pezzi, quindi è fantastico. Correte a comprare i pigiami di Terranova perché sono a metà prezzo e sono bellissimi. Questa casacca da notte BFP, cosa c'ha? C'ha le ciglia finte e un muso, va bene, tutta così a pois. Non vedevo l'ora di farla vedere, così la posso utilizzare, perché non avevo un pigiama viola ed è scandaloso. E questo era Terranova. Da H&M, io in questi negozi sono andata al centro commerciale Le Terrazze, qui dove abito io, e ci sono tutti questi negozi, sia H&M che sia Terranova. Tezenis sono andata in centro nel negozio, che ormai sono, come sono tutte mie amiche praticamente,
quanto sono malata di Tenzenis? Ultimamente no, perché ormai capi belgici, ma non posso comprare più, ma ce l'ho tutti. Comunque, da H&M ho preso questa felpa messa, che era scontata. Vediamo. C'è il prezzo sotto. Aspettate, ecco lo scontino di Tenzenis. L'ho pagata. Allora, costava 24,99, io l'ho pagata 16,99, quindi sono 8 euro di sconto. Questa, sempre questa felpa vestito verde militare, che lì sembra più chiara, ma è un verdone scuro. È una felpa però che fa da vestito. Così. La sua tascona è bellissima. L'ho pagata, detto, e ho preso questi reggiseni push-up grigio e bianco, perché mancava di bianco, c'è solo nero push-up. Questi venivano 17,99, l'ho pagati 9 euro in meno, 8,99 per due reggiseni, sembrava super vantaggioso. Non faccio vedere più reggiseni. C'era una felpa bellissima che non trovo sul sito, infatti sta arrasicando. Una felpa bellissima, sempre felpa vestito, blu, bianca e rossa. Era fantastica, non c'era la taglia. E io volevo morire, perché era l'unica poi. Comunque, se troverò, mi farò sapere. Oggi da Charged ho preso, faccio vedere quello sfondo della cassapanca. Comunque ho preso, questo è il negozio, Charge, non so come pronunciarlo. Comunque è presente in un sacco di zone, faccio vedere, e c'è anche lo shop online se magari non avete il negozio fisico. C'è lo shop online, era tutto scontato al 30% e io ho preso questo maglioncino qui, molto carino, se riesco a farvelo vedere, magari è molto carino, non so se riesco a farvelo vedere. Comunque questo, che ha lo scollo così un po' più largo, a maniche lunghe e finiscono così e arriva giù fino al sedere, anche dopo il sedere, perché è veramente un maglioncino che fa da vestito, è molto carino. E io l'ho pagato, veniva 18,90, io l'ho pagato 13,20 euro. Niente, vi lascio al video, ciao. Questo era l'abbigliamento, no, forse c'è qualcosa che mi ha detto. Sì, sempre calzini. Mia mamma dell'OVS mi ha comprato due paia di calzini con tutte le decorazioni a 4,99 e due paia con nero e rosa e nero e grigio a 7,95, quindi non in saldo. Brava mamma, sempre più calzini a me, vai, ho calzini per tutte le stagioni, però quei disegni sono lunghi, questi sono
non so se sono lunghi quelli di Dancy. Per quanto riguarda il beauty, OVS mi dà sempre tante soddisfazioni per il beauty, non per il vestito, perché non compro più vestiti da OVS, sto registrando e un po' in giro. Partiamo da giro, che poi deve esserci delle chicche. Ho preso a 3,20€ da Tigotà il mio shampoo bellissimo, quello della Ecos per i capelli grossi, il mio shampoo preferito, 3,20€. Poi allora questo è per sotto Ipershop, un sacco di Ipershop e Coop. Allora, dai cinesi, 1,51€, ho preso queste salviettine intime della Fria con agenti antiodore. Mi servono, le uso, le ho prese, 1,51€. Poi, sempre dai cinesi, ho preso questo acqua micellare bifase con olio d'argan, efficace sul trucco waterproof, stucca, detergente e idrata. Nella versione da viaggio, perché ho la quella grossa, quella però per pelli miste, volevo utilizzare questa per struccare gli occhi, per gli occhi, perché c'è l'argan dentro. Volevo provare quella grossa, però provo quella piccola, se mi piace comprerò la grossa. Non ho trovato altre acque micellari come quelle della Garnier. Quelle della Garnier sono le mie preferite, le amo, non le lascerò mai più. Ho preso questa, non mi ricordo il prezzo, mi sembra sui 2-3€, non lo so perché no. Me l'ha regalata la mia mamma, vi dicevo, da Tigotà questo, ok. Poi da Ipershop ho preso tutta questa, questi cosini qui, finalmente potrò utilizzare. Allora, intanto vi faccio vedere. Allora, crema giorno, eccola qua, Giardino Cosmetico idra interiore crema giorno idrata in profondità per pelli normali e miste. Questa qui è la crema giorno del Giardino Cosmetico. Diceva Giardino Cosmetico la crema viso, che è una marca bio. Sì, bio, eccolo qua. Allora, è testata dermatologicamente, nickel tested, senza parabeni, siliconi, paraffine e cato, imballaggi riciclabili, non sperimenta sugli animali, è certificato ICEA, quindi è fantastico. Io voglio provare questa qui da giorno, poi se in caso proverò anche quella notte. Questa l'ho pagata, crema giorno, 6,90€, quindi anche low cost. Ho preso il detergente viso occhi senza sapone, tripla azione, detergente, strucca e purifica, sempre del Giardino Cosmetico, e l'ho pagato 4,86€, mi sembra ottimo, è low cost e poi ha un sacco di cose interessanti, ecco, bio e nickel tested. E questo era questi qui. Poi, scusate, ma io mi... Allora, ho ripreso il mio balsamo, che ho visto che ha un nuovo formato, della L'Oreal Elvive Color Vive, il balsamo protettivo per il colore, nutre, protegge e prolunga il colore, super formato 200ml più 50. Questo qui io lo prendo per mantenere un po' il colore dopo la tinta, e l'ho preso a 2,98€ da Ipershop. Yeah!
Poi ho preso il Equilibra Aloe Dentifricio Gel Triplazione. Volevo provare questo. Senza saccarina, fluoro, SLS, allergeni, parabeni. Con aloe vera, 97% di ingredienti naturali. Al gusto menta. Lo proviamo, questo qui. Non vedo l'ora di provarlo, dell'Equilibra. E questo l'ho pagato 3,57 euro. Poi, della Natura Verde Bio, anche questa è biologica, nickel tested, crema depilatoria addolcente corpo con olio di melograno e olio di camellia bio. Questa qui non vedo l'ora di utilizzarla. E questa l'ho pagata 3,99 euro. Quindi poi ha tutta la linea depilatoria per viso e corpo, la Natura Verde, molto molto interessante. Poi ho preso altre due cosine, se riesco, il viso, eccolo qua. Allora, ho ripreso la mia L'Oreal Paris Elvive Dream Long crema bye bye spuntatina, questa è la seconda e io mi ci trovo benissimo. L'ho pagata 5,97 euro, buonissima. Poi ho preso la saponetta purificante allo zolfo per le miste grasse impure dei Provenzali. Speriamo che sia un prodotto dei Provenzali che mi piace. Questa qui, la saponetta allo zolfo per le pelli miste e grasse, che ultimamente con i stavesi delle feste mi sono uscite tante belle bolle. Era questo qui. Poi non riesco, ce l'ha dentro lo scontrino? Sì! Guardate, no, non mi ci raccapezzo più. Aspettate, qui Zenis ipercocco. All'ipercocco ho trovato, scovato, questi labello nuovi che li ha fatti vedere in un video, come si chiama, Dio, ma youtuber che seguo, ma non mi ricordo, mio Dio. Comunque ve la metterò in info box se riesco, non mi ricordo il nome. Beatrice Ambra. Beatrice Ambra, sì, lei l'ha fatti vedere in un video. Sono riformulati, quindi l'inci è accettabile ed hanno leggero colorito alle labbra. Quindi io ho preso quella Soft Rosé e quella Blackberry Shine. Questa qui. C'è anche quello alla ciliegia e quello trasparente normale, però io volevo prendere questi perché questo lo usavo da ragazzina, mi piaceva tanto. Questo è sul borbone. Nuova formula senza oli minerali e parabeni, 24 ore di idratazione fondente sulle labbra. Detto che l'inci è abbastanza buono, io appena l'ho visto l'ho acquistato pensando a lei. La saluto e la ringrazio ovviamente. Poi da Ovesce è arrivata anche da noi la Make Up Revolution, ma poche cose e si sono fatte fuori tutte. È arrivata anche la Seven Heaven, che è questa qui, che sono quelle delle maschere, queste, tutte queste maschere qui. Io questo pack, questo pacchettino regalo della Montagne Jeunesse Seven Heaven Super Skin Essential, io ho sempre voluto provare ma non l'ho mai provato. Ho visto tutto il pack e l'ho comprato a 14,99. Mettete più o meno l'una, costano 4-5 euro, quindi è un grosso risparmio per 3-6-9 maschere. Per 9 maschere,
sono molto molto felice. Quando le proverò vi farò il video, ovviamente. Poi ho preso a 5,99 della I Love Makeup della Revolution, dovrebbe essere Mermaid Heart Highlighter for Your Face and Eyes. L'avevo visto però nell'altra versione da Gloria Fair qui su YouTube, nella versione con unicorno mi sembra, e io non vedevo l'ora di provarli questi cavolo di illuminanti. Per Natale c'era il kit con tutti questi, però non sono riuscita a prenderlo, è rimasto solo lui e io l'ho preso. Sono felicissima, era tanto che volevo. Devo comprare della Revolution, non ci sta neanche più il pack. 5,99 Mermaid Art. Ultima cosa, ne ho sentito parlare da Beatrice Ambra e da L'Angolo dei Sabidori della BOJ, che fa maschere naturali, cosmesi naturale. C'era tutto il pack, però la maggior parte delle maschere era per il contorno occhi e solo tre per il contorno occhi e due per il contorno occhi, una per tutto il viso e due per le labbra. Io ho voluto provare quella per le labbra, baciami stupido, da BOJ in collaborazione con l'estetista cinica. Baciami stupido, maschera labbra e contorno labbra, quella da 20 ml. Grazie per BOJ che non ho testato, non vedo l'ora di provarla. Ho comprato anche questo puff contenitore, tutto in costume molto morbidoso, ci potete anche sedere, tutto a costine a 19,90 da casa. Poi dai cinesi mia mamma mi ha preso questo porta biancherie viola, che dentro ci mettete i vestiti sporchi, a 5,90 molto carino viola. E poi mia mamma mi ha regalato questa cassapanca morbidosa contenitrice, c'è la roba dentro, l'ha pagata 25 euro dai cinesi, me l'ha fatta scegliere, c'era anche come tema Londra, però io ho preferito quella a tema Italia, con questo uccellino carino, questo passettino, somiglia al mio, con le rose, tutta bianca, tutta lavorata, molto carina, a 25 euro. Niente, vi volevo far vedere queste che non ce l'ho più in scatolate, le ho già in utilizzo. Vi lascio il video. Ciao! E niente, questo era tutto l'haul gigantesco, che non so di quanto sia venuto lungo. Yeah. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti cosa avete comprato voi durante i saldi, o state ancora comprando, state aspettando i super super sconti. Io voglio assolutamente comprare quella cavolo di felpa di H&M che non ho trovato. Lasciatemi un bel like, un commentino, iscrivetevi al canale ovviamente, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!